Benvenuti alla seconda parte del laboratorio Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica. Eravamo lasciati più o meno così. Dovevamo in pratica realizzare un ipermedia partendo da quelli che erano i compiti di realtà trattati nella lezione, buone pratiche di didattiche disciplinari, fatte effettuate con la professoressa Pinto. Io vi ho portato un esempio di ipermedia realizzato ad un corso di formazione per animatori digitali. Il tempo di realizzazione per questi ipermedia è stato più o meno un'ora. In quell'occasione avevamo deciso col mio gruppo di affrontare il tema della Campania. Quindi abbiamo creato una slide di presentazione. Questo è l'ingresso, facciamo capire che cosa effettivamente vogliamo andare a valorizzare e per cui si comincia con la presentazione. Si entra subito in una seconda slide, che in pratica questa è una slide bruscotto. Perché? Perché da questa slide io posso andare a valutare, a visitare tutti gli aspetti di una regione, quindi l'aspetto fisico, l'aspetto storico. E l'aspetto politico. Bene, cominciamo dall'aspetto fisico. Allora, l'aspetto fisico, qui ci ritroviamo un'immagine. Se io passo su questa immagine, vediamo che non è linkabile, mentre qui ci troviamo delle parole sottolineate, a differenza di queste che non sono sottolineate. Questa sottolineatura fa capire subito che potrebbe esserci un collegamento ipertestuale. Facendo clic sull'aspetto fisico, entriamo in un'altra slide. Questo è un collegamento interno alla presentazione, cioè io passo da una slide ad un'altra, sempre restando all'interno della presentazione, non uscendo. Trovo del testo, trovo un'altra immagine che mi fa approfondire, mi sposto ancora ulteriormente perché c'è una freccina che mi dice di andare avanti. Qui posso approfondire quella che è l'idrografia e quello che è il discorso legato alla sismicità della nostra regione. Anche questa immagine, per dire, ha un link esterno ad un video, come vedete, scusate, è su YouTube questo video depositato e parla della sismicità della Campania nel periodo compreso fra il 1980 e il 2000. Qui abbiamo poi un altro elemento che ci permette di tornare al nostro bruscotto, ovviamente. Possiamo passare all'aspetto politico. Sono state linkate su questa cartina muta, quindi che parla delle estensioni territoriali delle singole province. Su queste estensioni territoriali ci abbiamo scritto i nomi e abbiamo inserito dei link, quindi facendo sì che diventassero un ipertesto. Ad esempio, se io faccio clic su una qualsiasi provincia, si entra in un'altra slide, quindi sempre collegamento interno, ci sono delle immagini, delle parole, si entra nella storia, si guarda il teatro romano, ci sono anche delle leggende. Io faccio ad esempio clic qui su questa immagine che è stata linkata, ci riporta ad un contenuto testuale, l'EPT di Benevento, dove ho la possibilità di andare ad approfondire quello che è l'arte, storia, religione, quindi la leggenda delle streghe di Benevento. Ritorniamo alla nostra presentazione con il tasto di rientro del cruscotto, faccio clic, passo all'aspetto storico. L'aspetto storico invece è stato visto in altro modo, è stato visto fra virgolette sotto forma di gioco. La consegna è spostati sulle immagini e clicca sui link attivi. Io nel momento in cui mi sposto su questa immagine vedo che il mio mouse non cambia forma, sono in modalità presentazione. Nel momento invece in cui trovo una parte che è linkabile, automaticamente il mio mouse cambia forma e c'è la possibilità di andare a visionare appunto quello che è il contenuto relativo al pezzettino dell'immagine che avevamo scelto di fare. Tenete conto che qui si può anche lavorare, anche su altro, si potevano aggiungere dei link per dire alle varie isole, potevamo parlare di vascelli, si potevano inserire tutte altre informazioni, la pescosità dei mari,
come il nostro mare, quindi si andava a fare un discorso non solo storico, ma anche storico-politico. E la cosa simpatica è che l'alunno deve in pratica fare una sorta di caccia al tesoro sui link, sui pezzettini di immagine che sono attivi. Come abbiamo realizzato questa cosa? Abbiamo messo l'immagine di sfondo, su un pezzettino di immagine abbiamo disegnato dei quadrati, questi quadrati in pratica gli abbiamo dato queste caratteristiche, cioè uno sfondo trasparente e un contorno trasparente per cui non si vede, dopodiché a questo quadratino abbiamo collegato questo oggetto, viene chiamato così per quanto riguarda la presentazione di PowerPoint, a questo oggetto abbiamo collegato un collegamento ipertestuale. Per esempio, una cosa curiosa sarebbe qui da vedere, vediamo il Vesuvio, c'è questo link che rimanda a YouTube. Vedere qui una ricostruzione in 3D della grande eruzione del 79 d.C. Ecco, questo dimostra ancora le potenzialità effettive della multimedialità all'interno di un discorso di tipo scolastico. Ovviamente vado avanti, vedere c'è la possibilità di dopo un'ora comincia la sezione legata alle ceneri piroclastiche che hanno in pratica sotterrato la città di Pompei, restituendocela oggi purtroppo nelle bellissime condizioni in cui si trova. Ok? Successivamente, se davvero interessa. Bene, torniamo di nuovo al nostro cruscotto, usciamo da questa presentazione e adesso proviamo a costruirne una semplice, in modo da capire come effettivamente posso andare ad inserire un ipertesto o un ipermedia. Eccoci qua. Questo è uno dei compiti di realtà che voi avete realizzato insieme alla professoressa Pinta. In questo caso, i docenti sono Savino e Maiellano che hanno consegnato il loro lavoro. Fermo restando questa parte legata alle competenze chiare, al profilo della competenza, alla disciplina, eccetera, a me quello che interessa farvi capire è come preparare un ipermedia. Allora, qui ci sono le scelte organizzative per come loro intendono organizzare questo laboratorio. Abbiamo fra i vari punti che loro hanno scelto la discussione collettiva circa i più comuni oggetti inquinanti del territorio circostante, hanno definito che in 2 ore dovrebbero farcela, la preparazione di contenitori adatti alla raccolta. E poi avranno una preparazione di grafici, un'elaborazione di un elenco di materiali riciclabili, il momento di confronto con le altre organizzazioni coinvolte e poi la realizzazione finale di una locandina. Questa è la struttura, la progettualità di un compito di realtà. Bene, personalmente interessano per quanto riguarda il mio ipermedia, questi 2 punti, la discussione collettiva e la preparazione di contenuti e attività. Comincio a progettare, a ideare un ipermedia, quindi visto la discussione collettiva io intendo trattare i rifiuti, intendo trattare i rifiuti pericolosi, intendo trattare il riciclaggio e per quanto riguarda invece la preparazione dei contenitori, che materiali, un elenco di materiali che servono, le procedure da mettere in essere per poter realizzare questi contenitori. Benissimo, la prima cosa che devo fare, una volta che ho cominciato ad organizzare le idee, è cercare, magari anche su internet, a provare i testi che saranno poi oggetto del mio ipermedia. Esempio, rifiuti solidi urbani, qui qualcosa sul riciclaggio, oppure
Dopo che ho fatto tutta questa ricerca, comincio a vedere se ci sono dei video su YouTube, come vedete, che possono essermi utili nella spiegazione, come posso riciclare, ad esempio, e anche delle immagini che io in questa fase ho cercato e mi sono messo in fondo nell'ultima diapositiva. Poi ho cominciato a costruire il mio ipermedia. Parto con una grafica, tra virgolette, accattivante, come pagina di titolo, e comincio a sviluppare i miei contenuti. Questi contenuti sono stati selezionati dopo il copia e incolla da questi documenti che vi ho fatto vedere. Ad esempio, rifiuti solidi, poi ho selezionato le informazioni che volevo far passare e quindi ho ottenuto questa slide. Ho aggiunto due immagini carine, visto che mi sto rivolgendo comunque a dei ragazzi con una fascia d'età intorno ai 9-10 anni, quindi alla scuola primaria, e ho costruito questa slide. Dopodiché, soprassata una seconda slide che parla dei rifiuti solidi urbani, ho inserito all'interno di questa seconda slide anche, come nella precedente, anche un'immagine che si chiama GIF animata. Faccio vedere la presentazione, in pratica comunque cattura l'attenzione su quello che i ragazzi dovrebbero fare. Vado alla successiva. Qui in pratica, siccome parlavamo di rifiuti solidi urbani e quindi da il casino di rifiuti, questa immagine animata è molto eloquente perché rappresenta una richiesta d'aiuto da parte di una persona che è stata sommersa dai rifiuti e non riesce più a sopravvivere a quella che è la situazione. Bene, torniamo indietro. Fine presentazione. Adesso devo andare a sviluppare tutto l'aspetto legato al riciclaggio. Quindi ho scaricato questa immagine, la ritocco perché in questa fase a me serve solamente un pezzettino di questa immagine. Quindi io vado a ritagliare l'immagine per ciò che mi serve, do un invio, ingrandisco. Parlavamo come se fosse un altro sottotitolo, ovviamente questa immagine qualitativamente non è qualcosa. Vado a recuperare qualcosa della mia immagine fra quelle che ho messo da parte, taglio e parliamo così un po' di riciclaggio. Bene, continuiamo. Riciclare è una magia, lo teniamo bene in vista. Vi portiamo un'immagine che riguarda i vari elementi del riciclo. Su questa immagine, come vi dicevo, posso creare dei link. Potrebbe essere un link direttamente utilizzando l'intera immagine oppure utilizzandone degli spazi. Ad esempio, inserisci una forma, prendo una forma qualsiasi, faccio vedere. Ok. A questa forma assegno un collegamento ipertestuale. Allora, vado di nuovo in inserisci, collegamento ipertestuale. Ovviamente questo collegamento ipertestuale è a una pagina web esistente, ovviamente. Da dove vado a prendere l'indirizzo della pagina esistente? Me la vado a prendere direttamente da internet, quindi ritorno sulla barra delle applicazioni, apro uno di questi video che io precedentemente avevo selezionato, cerco di mettere quello che più mi è utile, vado a copiare questo indirizzo, copia, lo incollo nella barra degli indirizzi, gli do ok, vado a modificare questo rettangolo così come mi piace e tolgo in questo caso la coloritura e i contorni, vado in formato, il riempimento nessun riempimento, il contorno forma nessun contorno, in pratica l'immagine rimane
come se fosse quella originale di prima, ma in questa sezione noi abbiamo creato un link. Faccio vedere. Nessuna parte è linkabile. Nel momento in cui vado qua, clicco. Aspettiamo che internet ci assista. Video che io ho selezionato, l'ABC dei rifiuti. Ovviamente questo video è da 9 minuti perché intendo approfondire, far approfondire questa cosa ai ragazzi, ma non stiamo qua a guardarlo. Magari vi ripeto l'operazione per altri video, così diventa un modo, fine presentazione, diventa un modo per ripetere la procedura. Quindi se io voglio collegare ad un altro video, ad esempio, io ho collegato a questo video prima, non mi serve più, lo chiudo. Adesso mi serve questo video, facciamo finta, degli eco consigli, quindi copio il link, copia. Vado di nuovo sulla mia presentazione, inserisco un oggetto. Inserisci di nuovo collegamenti per testuale, verifico che il collegamento sia esterno alla mia presentazione, vado ad incollare il link che ho copiato, ok, e vado a rendere di nuovo trasparente il mio rettangolo. Quindi formato, riempimento forma, nessuno, contorno forma, nessuno. Perfetto, e vado avanti così. In questo modo io riesco ad organizzare tutta la mia, diciamo, presentazione. Poi, nel momento in cui io ho finito, diciamo, sui contenuti, in questo caso tenete conto che non ho trattato per niente questo aspetto, lo potrei fare inserendo altre diapositive. Proviamo a farne giusto qualcuna, nuova diapositiva, ovviamente io utilizzo le diapositive nuove, mi sposto all'interno della mia barra di presentazione delle diapositive. Qui intendo, abbiamo detto, trattare che cosa? La preparazione di contenitori adatti alla raccolta dei materiali, alla raccolta differenziata. Allora, siccome non ho trovato dei materiali in poco tempo che riguardavano questi contenitori, cambiamo gioco. E quindi possiamo fare preparazione di un labirinto utilizzando materiali vari. Benissimo. Perché questo? Perché in pratica noi fino adesso abbiamo visto quello che era il collegamento ipertestuale fuori dalla presentazione. Invece adesso volevo farvi vedere il collegamento ipertestuale dentro la presentazione. Ipotizziamo che noi vogliamo partire da una pagina cruscotto, no? Quindi questa pagina cruscotto è il nostro indice dal quale partire e andare a, diciamo, navigare la nostra presentazione. Quindi nella diapositiva 6 noi andiamo a costruire ciò che ci serve. Quindi preparazione di un labirinto utilizzando i materiali vari, l'elenco dei materiali, copia, me lo incollo, non ho preso, scusate, copia. Vado nella diapositiva 6, incolla, preparazione di un labirinto usando materiali vari. Cancelliamo, materiali occorrenti, occorrenti. Formattiamo in maniera più grande. Scusate, ma ho il mouse che sta facendo capricci oggi. Ingrandiamo, 50 come grandezza, giusto visto che è un titolo. Andiamo a prendere i materiali che ci servono. In questo caso si usa il tasto stamp per non mettermi a riscrivere tutte queste cose. Incollo la diapositiva, la ritaglio velocemente perché mi serve solo per far vedere i materiali, fondamentalmente l'altro non mi interessa. Per rendere accattivante di più la presentazione, inserisco un'immagine, un'altra immagine che abbia dei materiali. Quindi vado a cercare
cercare materiali scolastici, immagini. Prendo un'immagine che mi può servire, dove c'è colla, ecco, prendiamo già questa, copio l'immagine, la inserisco nella presentazione, incolla. Come vedete queste immagini non le sto utilizzando perché i contenuti che ho trattato non sono quelli che mi servono. Adesso torno sulla prima diapositiva, devo inserire la procedura. Quindi mi copio per comodità la parola procedura, anche qui procedura maiuscolo, lo facciamo tutto maiuscolo, grassetto, 30, facciamo più grande procedura. Da seguire, procedura da seguire. Lo metto in alto. Vado a scegliere o l'immagine di un labirinto oppure vado a fare un fermo immagine di questo gioco che a me serve. Quindi è proprio questo. Uso il tasto stamp di nuovo. Prendo, lo incollo. Perché il tasto stampa fa il fermo immagine e copia direttamente, ritaglio di nuovo l'immagine per ciò che mi serve. Scusate, sto cercando di andare quanto più veloce possibile in modo da lasciare subito libero a voi. Procedura da seguire. Che cosa faccio? Ingrandisco questa immagine e do un link esterno. Quindi inserisci collegamento ipertestuale dove alla pagina esistente, dove vado a prendere questo link, me lo vado a prendere da qua, qua su in alto, dalla barra degli indirizzi, copia, clicco col destro, incolla, eccolo qua, ok, anche questa immagine in questo caso è diventata un'immagine animata, un collegamento ipertestuale, scusate. Ora, per passare internamente da una diapositiva all'altro, io devo inserire il numero della diapositiva, quindi in questo caso la diapositiva 6 e la diapositiva 7. Per quanto riguarda i materiali, faccio inserisci collegamento ipertestuale. Inserisce all'interno del documento e scelgo diapositiva 6. Ok. Procedura. Inserisci collegamento ipertestuale alla diapositiva 7. Ok. Ovviamente da queste due diapositive 6 e 7 devo tornare indietro di nuovo nella pagina di cruscotto. Quindi cerco una freccia. Freccia. Faccio clic. Immagini, una freccia che torna indietro, copia immagine, me la vado ad incollare sulla mia diapositiva, la adatto a ciò che mi serve e vado a linkare di nuovo. Inserisci collegamento ipertestuale diapositiva 1. Ok, mi copio questa schermata. Quindi home, copia e la vado ad incollare anche nella diapositiva 7. Incolla. Come vedete, abbiamo completato, fra virgolette, velocemente, senza troppa cura, anche questo aspetto. Se io mando in presentazione, partendo da materiali arrivo alla scheda materiali, con la freccina ritorno indietro, vado a procedura, mi fa vedere la procedura, sempre internamente al mio lavoro, al mio file, clicco sull'immagine e vado invece ad aprire, spiegare la procedura che devo seguire per realizzare questo video. Ok? Bene, torniamo indietro. L'altra cosa che volevo dirvi è che questa presentazione non abbiamo usato nessun tipo di animazione, giusto per farvi vedere come fare ad animarla, si usa questa scheda, la scheda animazione, si fa clic, si aggiungono delle animazioni. Io in questo ve le metto a caso, lo possiamo fare non solo sulle immagini, ma
anche sugli oggetti e sulle, perché queste qui dove c'è scritto le parole sono delle caselle di testo, quindi PowerPoint le vede come oggetto. Qui ci sono altre presentazioni, cioè scusate, altre animazioni. Qua giù ce ne sono ancora altri effetti di animazione. Io posso andare a scegliere questi effetti così come sono e via di seguito. In questo modo la mia presentazione diventa ancora più accattivante e cattura attenzione. Bene, facciamo una prova, salva il tutto, facciamo questa prova, partiamo da rifiuti, avviamo la presentazione, facciamo clic, come vedete l'animazione comincia già a catturare maggiormente l'attenzione. Anche l'uso di GIF animate è importante perché crea movimento all'interno della slide. Ci sono i vari testi scritti che vanno a spiegare un po' quello che è l'argomento, dopodiché lo sviluppo ancora. In questa pagina, ad esempio, che non abbiamo messo animazione, abbiamo lasciato solo un'animazione, una GIF animata che già comunque rende movimento e così si va avanti. Qui abbiamo in questa immagine il discorso, se diamo l'indicazione di renderla linkabile in alcuni posti, se io faccio clic in questa zona, parte il video. Mentre se faccio clic in quest'altra zona, parte l'altro video, sempre internet permettendo, dove ci sono gli errori. Ok, sono dei ragazzi realizzati. Mi raccomando, ragazzi. E andiamo avanti, ci troviamo ai materiali occorrenti. Vi ricordate? Qui in questo caso è sequenziale, invece, se noi volevamo partire di qua e spostarci in maniera casuale all'interno della presentazione, perché potevamo collegare anche questi altri oggetti, automaticamente se io faccio clic su materiali, mi porta nella cartella materiali, mi fa vedere l'elenco delle cose che mi servono. L'immagine può essere emblematica per quanto riguarda diciamo l'occorrente. Torno indietro, vado a procedura, qui c'è la procedura da seguire, parto con l'immagine che ha un link e mi fa vedere come questo gioco. Perfetto, torniamo indietro. Io l'unica cosa che fine presentazione che vorrei dirvi, so che è stato velocissimo. Io non volevo impegnare troppo tempo, spero di essere stato chiaro nella spiegazione. Adesso per quanto riguarda il vostro compito, voi dovrete consegnarlo a questo indirizzo di posta elettronica che è icgriscuoli@gmail.com. Ok. Per adesso è tutto, alla prossima. Io vi auguro una buona fine dell'anno scolastico. Auguri e arrivederci a tutti.